pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Eccolo qua, Marco. Ingrid, buongiorno a te. E allora ricordiamo subito il numero da chiamare: 06 37 35 33 02. Oppure inviateci una mail a unamattinainfamiglia@rai.it. Oppure potete scriverci su Facebook o Twitter per tutte le vostre domande o curiosità sul digitale. E allora, Marco. Amarsi a distanza, una sofferenza. È vero. Non ci si può dare la mano, niente. Non ci si può abbracciare, si può toccare, ma neanche un bacetto. E invece c'è il digitale che viene in soccorso. In soccorso, anche pronto qui. Soccorso digitale per i bacetti. In questo caso ci ma sono che consiste? Questa custodia, adesso facciamo vedere, dove in sostanza c'è una custodia che si attacca al telefono, allo smartphone, sì. E ha una parte sotto, come si vede, di silicone. Dove praticamente si appoggiano le labbra così un po' e si bacia, si muove le labbra così. E dall'altra parte si muove uguale. Come quindi fa Marco? Lo so. Praticamente tu appoggi le labbra così, cominci a ruminare. E di là si muove uguale. Cioè è molto romantico. Una roba pazzesca. Anche se devo dire che nella vita, secondo me, sono senza saperlo, chissà quando ero giovane quante labbra al silicone, senza saperlo magari ho già baciato. Cioè nel senso è pieno di labbra. Quando ero giovane. Ma è ovvio. Comunque io i miei dubbi che l'effetto sia soddisfacente, ma comunque se può consolare una volta, noi ci Una volta come dire, il telefono era considerato un oggetto freddo, sì. Però chissà quante dichiarazioni d'amore sono state fatte, no? Milioni nel mondo al telefono. Quindi è solo una questione di evoluzione. Per ora evoluzione. Non la baciamo sta custodia perché noi non la baciamo, no. Per sicurezza. No. Andiamo avanti, sentiamo chi c'è in linea e quale problema digitale ha. Pronto? Sì, buongiorno, sono Federica da Roma. Come faccio ad inviare una foto che ho nel telefono ad un indirizzo di posta elettronica se il mio account non prevede l'opzione allega? Grazie. Giusto, allora ho capito cosa vuol dire. A volte ci sono dei software di alcuni modelli di smartphone che quando si apre la nuova mail non c'è il tastino allega, perché hanno deciso così, cioè in realtà c'è, è un po' più complicato, dipende dal software eccetera, e ogni tanto ci complicano così. La vita. E allora provo a farvi vedere come può fare, perché un'idea ce l'ho. Ad esempio, bene. Intanto ti faccio una bella foto, mi raccomando, sì, aspetta, in posa. Vai, grande, bellissima, guarda mi sei venuta bella. Venuta carina? Poi partiamo dalla foto, questa può essere l'idea. Partendo dalla fotografia, di solito ci sono dei tastini che ho scritto condividi o cose simili, tipo questo per esempio, e vedete una freccina un po' così, e quindi a questo punto io posso decidere di mandarlo via email ed ecco che me l'allega automaticamente. Quindi un trucco che può usare la nostra telespettatrice è partire dalla foto e dopodiché passare all'allegato, ecco, senza fare il contrario. E dalla foto passiamo al video, ma il video curioso che Marco ha scovato qual è? Allora, i droni. No, c'è qualcuno che ha detto, aspetta un attimo, facciamo un drone un po' più grande e magari grande, mettiamo uomo appeso dentro, sotto grande trone. E ha detto, io dormo sotto trone, e praticamente questo qui ha deciso di trasportare, vedete, di trasportare esseri umani sulla macca, no? Allora, vedete, guardate che divertente. Praticamente lui telecomanda il drone. Se si rompe il drone, va cioè, in giro, vai a terra. Prende una dronata per terra. No, in realtà, scherzi a parte, questo è solamente un... E fa male la dronata. Fa malissimo la dronata. A volte arrivano anche in testa i droni. Però no, non esiste, è una finta, è una pubblicità. Ah, non di una, è vero. No, una pubblicità di un'assicurazione che vende polizze per il ritiro, come si dice, per la pensione. Una bella assicurazione così, ci vorrebbe andare. Altrimenti. Però arriveranno questi, perché sì. Arriveranno, saranno finalmente le macchine volanti, saranno basate voleremo su questo così. Principio. Aiuto. Voleremo così, ogni tanto qualcuno cade. Meglio dicendo... rimanere con i piedi per terra. Brava, comunque Ingrid. Non siamo dei pigroni e infatti ci diamo al fai da te. Oddio. Allora, e allora vediamo attenzione. Quale trucco ci insegnerà qua... oggi Marco. Siamo pronti? Vai. Allora capita a volte, no? Che magari uno dice ho un bel tablet qua che devo usare, no? E allora con il dito si... Però molti sono abituati ad usare la penna, o addirittura ci sono dei software con cui la penna, no? Per cui la penna è molto utile. Ma magari non l'abbiamo la penna, non l'abbiamo comprata una penna, è una normale penna. Sì, perché a volte ci sono quei tasti, no? Anche piccoli. Certo. Che non riusciamo perché magari chi ha le dita grande, no? O comunque non riesce a. È una normale penna, come sappiamo, bene. Non fa niente. Come trasformare una normale penna in una penna che il tablet è in grado di riconoscere? E la devi andare a acquistare. Come al solito, andiamo sempre in cucina. La maggior parte delle soluzioni sono in cucina, ragazzi. No. Si riveste la penna così,
Con la carta adesso stagnola. Adesso è un po' esagerato, troppa, ne ho messa così. Un po' di carta stagnola, si può fare anche più bella, eh. Non è che così, si fa una bella punta puntosa. Sì, perché... Eccoci sì. qua, la ci siamo, vedete? Sì. È una penna un po' spaziale. Quella che... sì. E poi, improvvisamente, vedete? Tac, riusciamo a fare... Metto così, guarda. Guarda come funziona. E poi, attenzione, un'altra cosa. Se non avete carta stagnola e penne, basta una pila a volte. Guardate che carina la pila, eh. Io prendo la pila e anche con la pila... Non funziona, ovviamente. Ecco, anche con la pila, ecco, vedete, si può sto fare andando. Questa cosa qua. E via, beh, non è così. Male. Vai. La penna è un po'... Il risultato è un po' rozzo, però rende l'idea e funziona ah, certo, comunque. Funziona. Costo zero. A costo zero. Bravo Marco, provare per credere. Provare. Quindi, tutti a casa. Per credere. E ora un messaggio che è arrivato via Facebook, sì. che leggiamo. Sì. Quando collego il cavo HDMI cioè, dalla televisione del computer sì. non si vede la televisione. Perché? Come si chiama il nostro telespettatore? Marco? Caro Marco, leggo bene? Marco, caro Marco. Allora, non si è firmato. Allora, caro telespettatore, allora io devo spiegare un concetto sì. base. È come il tubo dell'acqua, cioè l'acqua va in una direzione sola, non è che può andare in due. Nel caso del computer no, e della televisione, ancora. L'acqua, i dati, sì. ok, va nella direzione computer verso la televisione, non il contrario. Quindi questo qui, se lo riusciamo a vedere, è un tipico cavo HDMI, che molti chiamano in inglese HDMI, così, vedete? Questo cavo qua, così. Vabbè, io l'ho detto in una maniera e più semplice. No, ma ci mancherebbe, perché se qualcuno l'ha sentito dire HDMI così, dice questo, è HDMI. Facile. No, invece è questo. Ecco. E l'acqua passa dal computer verso la TV. Per cui se uno vuol vedere dalla TV al computer, non è questo il caso. No. Ci sono degli oggetti che lo consentono, ma non è il nostro... Quello che deve fare il nostro telespettatore. Non è questo. È diverso. E allora, Marco, qual è stata la parola digitale più cliccata del 2016? Pokémon Go, Pokémon Go. Perché l'anno scorso è scoppiata una vera e propria sì. mania dei Pokémon. Cioè si vedeva gente per strada che con un'app li cercava e li trovava in qualunque luogo. Brava. Allora, facciamo un po' di chiarezza. Chiariamo. Per chi fortunatamente... Sì. li ha ignorati e ancora continua a farlo. Sì. Vogliamo spiegare che cosa sono questi Pokémon? Allora, questo negli anni 90 questo Satoshi Tajiri. Ha creato i Pokémon, ok? E questi Pokémon sostanzialmente sono degli animaletti che avevano dei cartoni animati, avevano tutto un film, cioè, poi ne ha creato i primi videogame ed infine li hanno trasportati oggi negli smartphone sì. che avendo la caratteristica di sapere dove si trova il telefono, sapere dove guarda il telefono e una telecamera, si riesce a riprodurre una sorta di videogame dove io inquadro la realtà e sulla realtà vedo il Pokémon che salta. E questi Pokémon hanno deciso di metterli un po' dappertutto. E quindi si trovano a volte nel giardino del vicino, c'è gente che è stata denunciata perché è entrata nel giardino del vicino a cercare il Pokémon. Si vedeva gente con questo telefono, andava sì, lì, girava ovunque. Sì, c'è stata questa mania che... Io l'ho capito dopo. Esatto, che è crollata. Quindi a volte vedi gente attenta, no, concentrata sul proprio telefono e vai in giro e dici chissà cosa starà facendo, starà mandando una mail al presidente degli Stati Uniti. No, sta cercando un personaggino colorato che salta perché lo vuole catturare. E vabbè, ci divertiamo con ma poco. Ma sì, dai. Ecco. Tu hai qualcosa da chiedermi? Giusto? Te l'avevo detto prima. Ti ho detto, poi ti devo dire una roba collegata a questa cosa qua. Allora, a proposito di questo, vi voglio far vedere un video che fa riderissimo. Ad esempio, tu molto lo sai spontanea. Perché? Giustamente, spontanea. Perché i gatti hanno paura dei cetrioli? Perché i gatti hanno paura dei cetrioli? Cetrioli? È una cosa che mi chiedo tutti i giorni, ma cui non so dare una risposta. E dice, ma perché i gatti hanno paura dei cetrioli? Adesso vi faccio vedere dei video incredibili in cui i gatti hanno paura dei cetrioli. Vedrai che praticamente perché hanno paura? Perché il National Geographic dice in sostanza che il motivo è che loro ritengono, vedono in questo cetriolo, soprattutto in un ambiente domestico, una sorta di predatore pericoloso. Vediamo. Amici a quattro zampe perché esatto, li temono esatto. Hai visto che roba fanno ammazzare da ridere. Bene, allora a
questo punto ci possiamo salutare, Marco. Bene. E darci appuntamento sabato prossimo. Pronti. Per altre incredibili novità e avventure. E avventure dal digitale. Mondo digitale. Ta-da. Grazie a Marco Camisani. E diamocela questa. Ciao, a sabato prossimo. Ed ora